Alcune volte la vita ci mostra il suo volto ostile, il lato peggiore della vita. Di colpo ci risvegliamo e sembra che tutto sia finito, tutto sia crollato intorno a noi, una natura ostile che ci rende imbrigliati e prigionieri e ci fa cambiare il corso dell'esistenza. L'uomo però ha il suo forte carattere, che è come l'erba rampicante. Affronta l'ostacolo, tenta di superarlo, lo sconfigge, a volte non ci riesce e per questo lo ottimizza. La soddisfazione però è davvero smisurata, quasi un'apoteosi, quando l'ostacolo sconfitto reimmette nel percorso della vita, in questa strada, tutta da percorrere e ancora lunga. Ognuno di noi deve essere consapevole che il raggio di sole c'è per tutti. Quel sole che illumina, lo squarcio di luce che traccia la propria strada esistenziale. Io, ad esempio, vengo di tanto in tanto a vedere questo panorama meraviglioso nel mio paese di origine, che è Cerreto di Spoleto. Il panorama che vedevo quando ero bambino e stavo qui mesi e mesi. Il panorama che mi dà la forza, la carica, mi ritempra in tutto e per tutto e mi dà quell'ottimismo che ci è stato insegnato da Leonardo Cenci e dalla sua associazione Onlus che si chiama Avanti Tutta. Noi torniamo a Solomeo, diamo da Cerreto di Spoleto la linea alla regia e vediamo la terza parte dove incontro il mio collega Mauro Casciari, Luca Panichi, ex ciclista rimasto vittima di un incidente stradale e che vive su una sedia a rotelle, una storia veramente fantastica. Poi avremo Luana Pioppi, ufficio stampa dell'organizzazione Avanti Tutta, e alla fine Antonio Mezzancella, limitatore reso celebre dagli schermi di Canale 5. Bene, la voce, il fisico, il volto di Perugia, Mauro Casciari, Rai Radio 2. Eccolo qua. Ciao, buongiorno, buonasera, dipende. Grazie per la maglietta, era la tua? Vista la lunghezza? Sì, probabilmente sì, ma io sono venuto marchiato con la radio perché dovendo fare la radiocronaca, che poi sarà anche telecronaca, io sono pronto a tutto con la mia grande cultura calcistica che quindi, tutti immaginate. Certo, quindi sei un po' un opinionista del calcio, un po' come i vecchi calciatori che quando si ritirano cominciano a fare in qualche modo, no? Gli esaminatori. Con la differenza che io ho mai giocato a calcio in vita mia e, quello è il bello. E nulla so di calcio, per cui posso commentare la bellezza delle divise, la leggiadria e niente, le grandi emozioni che un neanche neofita, il nulla, diciamo, può recepire. Ecco. Quindi se io ti parlo di un 3-4-2, per te sono numeri all'otto? Allora, 3-4-2 fa 9, quindi sì. Se la formazione è da 11 c'è qualcosa che non mi torna. C'è il portiere. Ah, c'è il portiere, comunque ne manca uno. C'è sempre qualcuno che è scarso in campo, quindi. Ah, ok, allora 3-4-2 vuol dire 3 davanti, 4 in mezzo e 2 dietro in difesa, è questo? Teoricamente sì. Veramente non lo so, ragazzi, non sto scherzando. Cioè. No, ma no, non ci capisco niente anch'io, perché oggi la chiamano albero di Natale, una volta erano lo stopper, il centrocampista, il terzino, almeno sei rimasto a quelle nomenclature oppure anche loro ti sfuggono? No, no, quelle ci sono, so che l'arbitro ha un colore diverso. Verso dalle due formazioni, guardaline hanno ancora altri colori e li finisco, diciamo. Gli evidenziatori, sanno. Gli evidenziatori, esatto. Tra l'altro ci avevo anche donato dal Presidente Associazione Nazionale Arbitri una divisa d'arbitro, donata l'anno scorso, sono ingrassato 10 kg e non mi sta più. Va bene ingrassare, ecco, Mauro Casciari ha scoperto il segreto che noi vogliamo palesare, io e l'altro grande, lui è rappresentante proprio di questa associazione di Leonardo Cenci, visto e considerato che è presidente d'onore, ma vogliamo svelare questo arcano. Ingrassando migliora la voce. Noi lo facciamo solo per quello, vero? Certo, perché la cassa di risonanza è più ampia e quindi anche se un cantante lirico, un baritono, dimagrisce 20 kg, diventa un tenore. No, un tenore, ma anche la voce lì della donna. Una voce argentina, un po' come la di Farinelli? Esatto, bravo, un Farinelli, esatto. Quindi Farinelli aveva altri attributi mancanti. Ecco, mancante, infatti te lo stavo per dire io. Vabbè, comunque sì, la voce fa bene e quando guarderete sta cosa probabilmente già avrò finito Radio 2 l'estate, per cui noi andiamo in onda con calma. Allora, la voce della radio, un volto della televisione, ma soprattutto il presidente ad honorem dell'associazione Avanti Tutta. Ti posso presentare come si fa nei grandi palcoscenici, signore e signori, Mauro Casciari. Voglio un applauso per Casciari, fatelo! Non te lo fa nessuno. Casa lo fanno perché non ho pagato i clacchi, non li abbiamo pagati. Va bene, grazie. Ti chiamano? Sento le voci, mi chiamano, devo andare a. Anche tu senti le voci? Sì, sento le voci. Saluti cari da Mauro Casciari, grazie. A casa, grazie Casciari, grazie. Grazie, viva la radio, grazie, ciao. Noi abbiamo parlato con Leonardo Cenci della forza, dello spirito, della voglia
di non abbattersi, di non mollare mai, di combattere, di mandare un messaggio. Abbiamo qui un altro amico di Leonardo Cenci, ma anche un'altra bella storia, si chiama Luca Panichi, grazie. Grazie a te. E... grazie per aver accettato il nostro invito, so che lei era un ciclista. Sì, io ho fatto ciclismo per 17 anni e proprio durante una gara di ciclismo ho subito un incidente che mi ha procurato questa lesione midollare, ma assolutamente non ha messo in discussione quello che è stata un po' la lezione dello sport, esatto, del ciclismo, cioè di fronte ad una difficoltà mi sono trovato con gli attrezzi per reagire e per vivere un ostacolo anche imprevisto, del tutto come dire, diametralmente opposto rispetto a quello che era la mia prospettiva di vita, per cui o potevo rammaricarmi e stare nella depressione oppure attrezzarmi per sviluppare al massimo le mie potenzialità di vita, e dunque questa è stata la lezione, come dire, di vita che ho ricevuto dallo sport. Dallo sport che trasmette anche a chi ci segue da casa. Procediamo per ordine. Lei era un professionista, era molto giovane, correva in bicicletta, ha subito questo incidente, la sua vita è cambiata, per alcuni sarebbe finita, ma lei su questa sedia a rotelle non ha abbandonato quello che è il suo lavoro, la sua attività, ma anche la sua passione dello sport. Mi racconta che addirittura a volte lei si diverte ad arrivare nelle tappe in salita del Giro d'Italia, Zoncolan, Col delle Finestre, ma è vero? Sì, assolutamente, è in perfetta continuità con lo spirito dell'essere stato un corridore che puntava al professionismo e dunque al massimo del dinamismo, e quindi a parte i primi anni dove ho sviluppato chiaramente un percorso di riabilitazione importantissimo e per il quale ho beneficiato proprio di aver fatto tanti anni di sport e mi ha permesso di recuperare, diciamo, anche l'inverosimile. E contestualmente a questo, all'essermi reimmerso comunque nella vita lavorativa di tutti i giorni, non ho perso la mia passione dell'essere ciclisti e ho trovato la possibilità, oltre che allenarmi tutti i giorni nei percorsi in salita ovunque vado. Ma come fa ad allenarsi, mi scusi? Utilizzo questa mia carrozzina e spingo la carrozzina in salita perché è molto molto simile all'essere ciclista. Meraviglioso, anche perché sono due ruote. Esatto, come gestualità, è come se tu sei sempre sui pedali, hai un rapporto fantastico con la strada, sei te, la pendenza e le tue braccia. E poi diciamo che qualche anno fa c'è stata una coincidenza in una mia presenza al Giro d'Italia, mi fecero la cronaca del mio arrivo al Giro d'Italia Cassani e Bulbarelli. E da lì, da questo punto di vista, mi venne subito l'idea di dire ok, dal prossimo anno vengo a scalarmi una salita arrivo di tappa del Giro, quindi chiaramente poi con difficoltà superiori, quindi Tonale, Passo dello Stelvio, Tre Cime di Lavaredo, Zoncolan, Colle delle Finestre. E la cosa interessante è quella un po' che sta facendo in maniera clamorosa e bellissima Leonardo, cioè non riferirsi ad un target e quindi solo ai malati di tumore, ma portare un messaggio a tutti quanti, cioè un messaggio di vita nel quale noi mettiamo dentro la nostra anima, la nostra passione, per dire i limiti esistono solo nella nostra mente, c'è un qualcosa che io non avrei mai potuto fare e l'ho recuperato, c'è un qualcosa al quale Leonardo gli avevano detto tu a un certo punto non lo racconterai più, invece da quel punto di vista continua a raccontarla non solo sulla propria qualità di vita ma cercando di trasmettere positività agli altri, e direi che queste sono le vere lezioni di uno sport che non è più autoreferenziale ma è un messaggero soprattutto per i giovani. È un messaggero per i giovani ma un messaggero anche per coloro che si trovano in un momento della vita che cambia radicalmente, cambia in peggio e che pensano sia finita lì, anche perché purtroppo adesso cominciamo ad avere in Italia, veniamo sempre per ultimi, la cultura delle barriere, dell'abbattimento delle barriere architettoniche, dell'adeguamento dei fabbricati, quindi anche per le persone anziane non è facile, quindi lei come Leonardo trasmettete un messaggio importantissimo che è quello di affrontare e di continuare una vita parallela, francamente a noi ci sembra impossibile ma devo dire che da questa esperienza di questa serata imparo e trasmettiamo tante cose
ai nostri amici telespettatori, Luca. Dalle ultime cose che hai detto ricavo proprio un messaggio importante, cioè che il vero abbattimento dei limiti e delle barriere non sono quelle esterne, ma sono quelle interiori, cioè nel momento in cui le barriere mentali nel momento in cui sei nelle condizioni, ti ricrei l'opportunità di essere protagonista di te stesso e delle tue passioni, a quel punto non puoi che essere sereno e positivo nella vita, proprio perché è il vero segreto, cioè quello di poter esprimere quello che è la tua essenza e il tuo esserci. Guardi Luca, questo argomento io l'ho affrontato 22 anni fa e anche di recente davanti a queste telecamere con una mia amica che ha avuto la polimielite da giovane, che è una scrittrice di Ravenna, si chiama Mirella Santamato. Mi prometto di fare una puntata con lei e con la Santamato e con Leonardo Cenci di qui a breve. Grazie Luca Panini. Grazie a te. Grazie. Conosciamo la responsabile delle comunicazioni e marketing di questa associazione Ollus, Avanti Tutta, Luana Pioppi. Ben arrivata Luana. Grazie a tutti. Noi siamo molto contenti dell'iniziativa che Patron Cucinelli ci ha permesso di fare questa sera, perché speriamo di raccogliere i fondi iniziamo una raccolta fondi per una donazione che faremo a breve, di cui ancora non posso anticiparvi niente, però vi posso anticipare che nei prossimi giorni partirà un nostro servizio sperimentale di oncotaxi. Oncotaxi, praticamente faremo accompagnare i malati che devono andare in ospedale a fare chemioterapia oppure delle visite, tramite un'associazione che fa questo servizio, e noi pagheremo il servizio, quindi questo servizio diciamo ancora sono gratuiti, li prelevate al domicilio, li portate nella clinica dove devono fare gli esami. Siamo proprio sotto la tribuna, esattamente. Questo è un servizio che partirà adesso in fase sperimentale, lo vogliamo un attimino vedere per aggiustare le cose che magari vediamo che non vanno bene, e poi lo renderemo pubblico. Però ecco, questa è proprio un'anteprima, vi dico, di questo servizio. Questa è una grande iniziativa, in modo tale che si permette a tante persone che non hanno la possibilità, il tempo, che non sono assistite sufficientemente per ragioni varie dai familiari, di poter adire a questo servizio. Si svolgerà solo a Perugia, in Umbria, oppure si estende anche in altre regioni d'Italia? Allora, per questo momento il servizio riguarderà solo i comuni di Perugia e di Corciano, che comunque soffruiscono dei servizi dell'ospedale di Perugia. Bene, e allora noi aspettiamo questo servizio. Questa associazione è nata nel 2013, sta facendo passi da gigante, e immagino più lontano possibile quella data, ma quando Leonardo non ci sarà più, voi continuerete a dar man forte a questa realtà, forte realtà. Sicuramente, perché Leonardo ha voluto fondare Avanti Tutta per aiutare, per dare dignità al malato oncologico. Quindi la mission dell'associazione rimarrà sempre quella, e ovviamente noi promuoviamo anche sani e corretti stili di vita, affinché già delle persone che stanno bene devono capire che è necessario avere alcune accortezze, perché così preveniamo e siamo meglio tutti. Bene, grazie a Luana Pioppi per l'apporto che ci ha dato, non soltanto a livello di informazioni, ma anche perché è un po' il veicolo di questa grande associazione che noi ad esempio a Roma ne abbiamo sentito parlare, ma che adesso estenderemo un po' dappertutto anche noi con i nostri mezzi. Grazie Luana. Grazie. Quelle notti da farci l'amore, fin quando fa male, fin quando c'è. Poco fa ho addrizzato le orecchie perché ho sentito la voce di Bruno Pizzul, pensavo che fosse Bruno Pizzul, no, è Antonio Mezzancella, un imitatore che tiene alta questa razza in via d'estinzione. Speriamo di no, insomma, cioè, non vorrei fare la fine dei dinosauri, insomma, pure io, no, ci penso io a tenere alta, a portare. Ma non c'è più nessun imitatore, non li vedo più, non li sento più, a volte c'erano questi programmi che erano un po' questi contenitori che li lanciavano, poi li sfruttavano anche, ma non c'è più il cardine, noi che siamo nati con i Noschese. Esatto, e noi continueremo adesso a proporre imitatori, adesso ci penso io a rilanciare proprio la razza, e lo prendo proprio come impegno sociale. Ecco, ma si campa facendo le imitazioni? Per fortuna sì, perché è già qualcosa.
Sì, no, vabbè, poi qualcuno mi conosce, insomma, ho fatto cose su Canale 5, Tutti che vale, sta le quale show con Carlo Conti. Vabbè, ah, allora è famosissimo, conosciutissimo. Beh, potrei essere più famoso e più conosciuto, non si finisce mai di esserlo. Questo è vero. E poi dai, faccio in giro tante cose per le piazze in tutta Italia, dove ancora, cioè, si sta riscoprendo anche il piacere delle imitazioni. Io poi sono specializzato in cantanti, quindi quando faccio delle serate è come se portassi. Qual è quello che le riesce meglio? Beh, Eros Ramazzotti è uno di quelli. È un nasale, quindi. È un nasale, però siccome fa la. E ci sei come fa? E ci sei adesso tu. Un po' gli somiglia pure a Ramazzotti, me lo ricorda quando era giovane. Infatti, anch'io mi rivedo un po' in lui in quasi tutto, non nel conto in banca, quindi. Vabbè, quello arriverà a Mezzancella, solo si può pretendere tutto dalla vita, su tutto e subito, no. Esatto, piano piano. Ma quel Pagliuca mi piace, me lo rifà alla Pizzul con la U. Sì, perché strascicato. Gianluca Pagliuca. Oppure c'era anche Gianfranco Zola, il fantasista sardo. E c'era anche, prima ancora, lo so, lei è molto giovane, c'era Rolf. Soldatino di Livio. Soldatino di Livio. Mi ricordo solo quelli di Italia 90 e forse. È giovane perché Rolf giocava negli anni 70 quando Pizzul faceva la Serie B. No, allora quello non me lo ricordo, vero? Quando Pizzul perderà la voce, poi alla fine, bene o male, lei potrà in qualche modo sostituirlo. È qui chiamato a questa bella serata organizzata in onore di Leonardo Cenci, della sua iniziativa, un calcio contro il tumore, contro questo brutto male del secolo. Glielo diamo sto calcio, sì? Diamoglielo assolutamente, è bello insomma che ci sia venuta così tanta gente e quindi è bello, insomma, bisogna spargere la voce, bisogna essere in tanti per poter gridare in modo che tutte le voci diventino una voce sola e proprio andare a rompere i tabù, andare a rompere le barriere mentali e andare a rompere le balle a sta malattia che rompe i maroni, davvero? A Tavollia qui ci riporta. Esatto, davvero. Ciao ragazzi, la moto andava bene? Ci puoi fare un avanti tutta con la voce di Carlo Conti? Bene, avanti tutta. Grazie, Antonio Mezzancella, grazie. Grazie, ciao. Siamo un po' tutti portieri nella vita, i colpi che la vita ci manda a volte riusciamo a pararli, a volte no. Leonardo Cenci è una di quelle persone che è riuscito non solo a parare il colpo, ma a superarlo mentalmente, a combatterlo e a non arrendersi e a trasmettere il messaggio per chi invece si fa abburattare, sovvertire dalla malattia. Ecco, io in questo pomeriggio, al di là di tanti personaggi famosi, non famosi, tante belle situazioni che abbiamo rievocato, ho imparato tante cose che speriamo anche voi a casa abbiate potuto apprezzare, soprattutto le persone che vivono la stessa realtà di Leonardo Cenci. Chiudo in maniera scontata, ma non potrebbe essere diversamente, non per mancanza di idee e di originalità, ma perché questa frase, questa che vedete sulla maglietta, è proprio la sintesi di queste iniziative, di questo bel pomeriggio passato a Solomeo di Corciano. Per dare un calcio al cancro, avanti tutta! Grazie ragazzi, grazie.